Allora, è un progetto innanzitutto è nato con una collaborazione con il comune di Vietri di Potenza, promosso sempre dall'associazione Azzart e dal Festival OTA Operazione Street Art. Stiamo in qualche modo portando anche qui l'arte urbana, è un piccolo borgo denominato anche la Porta della Lucania perché si trova in una posizione strategica ed è a confine tra la regione Campania e la regione Basilicata. Stiamo realizzando appunto questo progetto legato alla tematica della legalità, voluto appunto dall'amministrazione, poi noi artisti in qualche modo cerchiamo di trattare questa tematica secondo la nostra visione, interpretazione, no? Ogni lavoro poi si distingue dall'altro sia per soggetti che per stile, però in qualche modo ogni lavoro tratterà appunto questa tematica in maniera differente. Realizzeremo 4 opere fino a maggio, con queste 2 siamo già a 3, la prima è stata realizzata a luglio e inaugurata il 19 luglio. Il giorno dell'anniversario dell'uccisione di Paolo Borsellino e di tutta sì, la sua tragedia d'Amelio. E i muri e la legalità vanno proprio ad inserirsi in un contesto di contrasto alla mafia. Sì, diciamo la storia intrapresa è proprio questa, quella di sensibilizzare anche a quasi un combattimento contro l'illegalità, contro il malaffare. Poi ogni opera, senza farlo direttamente, si porta ad aprire la sensibilità su questa tematica, quindi però lo facciamo in maniera delicata perché è un borgo, quindi non possiamo lanciare dei messaggi diretti, lo facciamo in maniera un po' più soft. Nel tuo primo intervento eri da solo, ma in questo secondo intervento invece ti accompagna Riccardo Bonafede, che è stato anche a Diamante, ha partecipato alla seconda edizione di OSA, l'operazione Street Art. Come la vedi questa collaborazione? Guarda, è un piacere perché con Riccardo abbiamo collaborato in vari momenti, sono stato lì come direttore artistico per il suo festival Manufactory lo scorso anno e ci troviamo in mezzo tra Diamante e Comacchio, anche se forse Diamante è molto più vicino a Vietri di Potenza, però è un modo per creare qualcosa insieme, quindi il fatto di lavorare su due pareti distinte però nello stesso festival, due organizzatori di festival, quindi forse in qualche modo cerchiamo di dare un segno più incisivo a questa nuova entità che si sta creando qui a Vietri di Potenza, quindi magari non escludo che poi in futuro ci sia una collaborazione ancora più efficace. Abbiamo già una data per l'inaugurazione di queste due nuove opere? E penso domenica, per domenica dovremmo terminare il tutto, tempo permettendo, perché il primo giorno, come ti avevo già detto, abbiamo dovuto rimandare l'inizio perché è stato cattivo tempo, quindi la pioggia non permetteva di poter salire sulle macchine. Certo, quindi pioggia e vento, è stato molto più sicuro iniziare più tardi. Esattamente, però oggi è una bellissima giornata e si prospetta così fino a sabato, quindi incrociamo le dita. Grazie, ciao Antonino. Buona giornata, ciao.